Ciao a tutti fratelli, come butta? Spero tutto bene. Oggi inaugurerò una nuova serie su un famoso sito, chiamato Yahoo Answers. Come sapete ci entrano cani e porci. Ci sono quelli che fanno domande sensate, quelli che fanno domande idiote, quelli che si divertono a scrivere roba senza senso, e infine quelli che non hanno capito di stare su Yahoo Answers. In questa serie metterò le domande che mi sono sembrate più idiote o meno sensate da scrivere su Yahoo. Forse copierò un pochino Chimimaro, ma in fondo anche lui sarà un po' sollevato dall'enorme quantità di domande da cercare. Ma ora basta ciarlare, e cominciamo. Ecco la prima. Cosa potrei regalare alla mia nipotina? Sera a tutti. Grazie in anticipo a 13 anni. Ma se non lo sai tu che sei suo zio barra nonno, come possiamo saperlo noi che manco l'abbiamo mai vista? Ora la prossima, molto più idiota. Domanda Iri, ora vi voglio scatenati. E cominciamo bene. Vabbè, proseguiamo. Quanti di voi credono nei alieni, da notare le due L, UFO o altro e se sì perché io non ci credo ma potrei essere io un alieno chi lo sa ciao e grazie. Ma che diavolo. Lasciamo perdere la mancanza di segni di punteggiatura, ma che diavolo hai scritto? Come puoi davvero pensare di essere un alieno? Ah no scusa, alieno. Fatti curare. D'urgenza. Ora un'altra. Sono un ragazzo di 13 anni e ieri per la prima volta ho perso sangue dal c***o. È possibile che abbia il ciclo? Vi prego rispondete subito, il flusso è eccessivo e ho finito i tamponi. Ora, hai mai fatto educazione sessuale? Ma che diavolo scrivi? Ma non hai pensato, prima di scrivere su Yahoo, di chiedere a qualcuno tipo tuo padre o tua madre? Come puoi pensare di avere il ciclo? Ma ecco una delle più idiote. Bruciore e dolore all'orecchio dopo aver ascoltato musica alta. È l'effetto del trauma o altro? Oggi è con immenso dolore che ti annuncio che il tuo ultimo neurone si è spento. No, ma sei strarintronata. Ma che cosa c'hai al posto del cervello, le mosche? Io veramente mi chiedo, ma è possibile che esistano persone così idiote? La risposta, purtroppo, è sì. Cioè, tu hai fatto una domanda su Yahoo Answer pensando. Ascoltavo musica alta con le cuffie, adesso ho male alle orecchie, cosa può essere? Ma vaffanculo. Scusatemi, mi sono fatto prendere la mano. Dai Oti è tutto, linea allo studio.